Tu ebbe inizio con Genuani si resta, il podcast dei grifoni sparsi per il mondo. Da allora abbiamo incontrato, e continuiamo ad incontrare, tantissimi genuani ad ogni latitudine. Non tutti loro però vivono all'estero. Era quindi giusto dare uno spazio anche a tutti quei grifoni che sono lontani da Genova, ma che sono rimasti a vivere nello stivale. E fu così che nacque Genuani si resta in Italia. Genuani si resta, già, perché in fondo si può nascere grifoni, oppure lo si può diventare, ma quello che conta è rimanerlo, soprattutto vivendo lontani dalla superba. In ogni puntata del nostro podcast intervisteremo uno di voi genuani sparsi per lo stivale, che mantenete viva la fede rossoblù, nonostante siate dovuti andare via da Genova. Oppure, perché no, nonostante siate nati lontani dalla lanterna e per qualche strano motivo vi siete comunque innamorati del vecchio balordo. Nel nostro podcast si parlerà ovviamente di calcio e di grifone, ma anche delle città in cui vivete, delle loro bellezze, dei loro sapori e, perché no, delle loro stranezze. Il nostro sarà dunque un viaggio lungo tutta la penisola, come ne abbiamo fatti tanti a seguito del nostro Genoa, in auto, moto o treno. Questo però sarà un viaggio immaginario e purtroppo per noi che viviamo all'estero potremo solamente sognare le trattorie che ci consiglierete. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Genuani si resta in Italia, il format in cui andiamo alla ricerca di tutti quei genuani che hanno l'estate rovinata anche se non vivono a Genova o in Liguria. No, sto scherzando, ovviamente chi è genuano capirà perché ho detto questa belinata. Comunque, come sempre, io sono Enrico da Barcellona. Siete soliti ascoltarmi in compagnia del buon Tovia da Edimburgo, che però il buon Tovia, avendo l'estate rovinata, è in vacanza in Sardegna, no? E quindi niente, sarà lì che sarà, insomma, tristissimo con l'estate rovinatissima. Però io avevo bisogno comunque di una spalla e quindi è venuto come sempre in mio soccorso Mike dall'Ecuador, che è riuscito a esserci nonostante le solite 6 ore di differenza di fuso orario e insomma imprevisti del giorno. Ciao Mike, com'è? Ciao, ciao. Sì, ho visto anche qualche foto di Tobia, no? Lo vedo tristissimo, proprio che quasi non mangia dall'estate rovinatissima. Sì, niente, non mangia maialini, non mangia niente, sì. Non mangia niente. Siamo di nuovo qua a registrare un altro capitolo di Genuani si resta e felicissimo, benvenuti a tutti e grazie per seguirci. Allora, niente, oggi, insomma, l'invitato di oggi, Mike, non è frutto... non è risultato del nostro algoritmo, no? che va come quello di Sporsa alla ricerca dei genuani in Italia, ma ha un procuratore, perché ce lo ha procurato il buon Ceva, che salutiamo. E oggi diamo il benvenuto a Marco da Bologna. Ciao Marco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Un saluto da Marco. Allora, Marco, Mike, è proprio uno di quei casi che ormai chi ci segue da sempre sa già dove voglio arrivare, no? Uno di quei casi umani che uno dice, ma non è che è un genovese spostatosi in altra regione per lavoro, per amore. No, no, è proprio uno nato a Bologna. E quindi la domanda, come sempre, è come cazzo è che sei genuano, Marco? Sì, diciamo che è una cosa un po' particolare, nel senso che allora, fin da quando eravamo bambini, no, che sei a scuola, elementari, così, no, tutti tifano per la solita squadra, Inter, Milan, Juve, Napoli, e poi dopo ovviamente, essendo di Bologna, qua c'erano i bolognesi, no? Siccome io sono un bastian contrario, quindi devo andare controcorrente, non avevo voglia di tifare queste squadre qua. E mio padre era un simpatizzante interista, ok? Un giorno cosa succede? Lui porta a casa un poster dell'Inter e lo attacca in camera, no? Non so se ti ricordi, con quei poster, in quei poster tipo che venivano dal Guerin Sportivo, quei giornali lì, no?
c'era davanti una squadra e dietro c'era quell'altra, e andavano in ordine alfabetico. Quindi cosa succede? Lui mette, attacca il poster dell'Inter, io lo guardo, però non ero convinto perché non era interista, l'interista lui. Giro sto poster e dietro c'era il Genoa. E lì mi è venuta l'illuminazione, ho detto una squadra per cui non ci tifa nessuno, io da adesso sono genovano. E ho iniziato a seguire il Genoa così. Spettacolo, spettacolo. Vedi, la genesi sempre dei genuani che non sono nati e cresciuti a Genova o in Liguria nasconde sempre storie particolarissime e quindi io ormai ho proprio, sono curioso di andare a scoprire sempre queste storie particolari. Tra l'altro siamo partiti proprio in medias res, come dicono quelli bravi, ma non ti ho presentato per bene perché... diciamo, la scaletta, no, prevederebbe che io ti presentassi, cosa che non ho fatto e mi scuso. Abbiamo con noi Marco Trombini di Bologna, già detto, di anni 44. Esatto. Quindi, insomma, io sono 38, ma anche te qualche partita del Genoa l'hai vista a questo punto, dopo questa genesi rocambolesca un po' della tua genuanità. Sì, ne ho viste parecchie, ovviamente essendo genuano quasi tutta una sofferenza della Madonna, però ben contento di esserlo, insomma. Diciamo che la maggior parte delle partite io le ho viste o in TV, allo stadio sono riuscito ad andare poche volte, anche se sì, qualche volta le ho viste, però purtroppo mai a Genova. Sono venuto a Genova ma non sono mai riuscito ad andare allo stadio purtroppo, cosa a cui vorrei rimediare, ma adesso vediamo, ce la metto tutta. Eh beh, sì, assolutamente. Però sì, diciamo che ne ho viste parecchie, ne ho viste un bel po'. Quindi sarei stato, vabbè, quando è venuto il Genoa al Dallara, no? Magari parecchie volte, Sì, probabilmente. poi ho fatto ai tempi ancora che c'era il mio papà, siamo andati a fare una trasferta a Bergamo, adesso non mi ricordo l'anno, e sono riuscito quest'anno ad andare a Modena, e poi vabbè, qua sono andai a Ferrara, e insomma qualcosina in qua e là, però diciamo che la maggior parte le ho viste in televisione. E beh, comunque sei comunque non sei un simpatizzante, sei proprio un tifoso perché No, comunque no, allora te le guardi, cioè, le partite del io Genoa. allora me le guardo e se non riesco a guardarle, cioè o radio o qualcosa, cioè quando esiste, c'è il Genoa, per me esiste il Genoa, ma non mi interessa nient'altro, capito? Cioè magari ci sono i miei amici, ah sì, adesso c'è la Roma, c'è questo, c'è quell'altro, ascoltano, no, per me quando c'è il Genoa esiste solo quello, punto e basta. E vedi, Mike, che cioè, anche se uno non è nato e cresciuto a Genova, e anche se uno non è stato mai a Marassi, che spesso e volentieri è una delle... andare a vivere una partita a Marassi è una delle cose che magari possono aver fatto innamorare, come abbiamo sentito in altre storie, no? Di genuani sparsi per l'Italia. In questo caso, comunque, il tifoso genuano, se è genuano davvero, comunque non ha dubbi, comunque, anche se non è di Genova, anche se non è mai stato a Marassi, però quando c'è il Genoa, come giustamente dice lui, no, Mike? Sì, diciamo dei capitoli che sono stato, delle storie più aleatorie, no? Nel senso, c'è una pagina di giornale, no? È proprio genuano, doveva essere genuano, era scritto nella sua storia. E volevo fargli proprio una domanda, nel senso, come padre, no? Io ho un figlio e ovviamente uno vuole cercare di portare nel proprio caruggio, no? Il figlio, nel senso che diventi tifoso della propria squadra, eccetera. Volevo sapere, no? Una curiosità personale. Tuo padre, no? Cosa ti ha detto quando lui ha portato un poster, no? Dell'Inter, insomma, in teoria devi vedere la parte principale, quella dell'Inter, no? Cosa ti ha detto quando gli hai detto, pa, guarda, sono tifoso del Genoa e l'ho visto lì nella pagina dietro del tuo poster. Come l'ha presa? Cosa ti ha detto? Le sue prime impressioni? No, mio papà era uno di quelli che non, cioè da questo punto di vista qua non è, non, diciamo tra virgolette, non gliene fregava niente, nel senso che
e ognuno prende la sua strada e lui andava bene così, insomma. Però io gli dissi: guarda, ho visto che dietro c'è il Genoa, io da oggi sono tifoso genuano, voglio seguire il Genoa. E mi disse: va bene, fai quel tuo. Non era. Sono convinto, Mike, che se suo padre fosse stato genuano e dietro al poster di Scuravi ci fosse stata una pagina dell'Inter e lui fosse voluto diventare interista, no, Non sarebbe non sarebbe stata stato così uguale. facile la scelta, secondo me. Anzi. Marco, una domanda, nel senso da lì, da quel momento lì hai deciso niente, adesso sono genuano e punto, no? Però da lì in poi hai cominciato a coltivare questa passione o c'è stato qualcosa che ha fatto esplodere, diciamo, questa fiamma appena accesa? No, beh, diciamo che è stata una cosa strana, nel senso che una volta che ho iniziato a seguire il Genoa, dopo è stata un'esplosione verso tutti i punti di vista, insomma, nel senso che dopo inizi a seguire una squadra, ti appassiona quella squadra lì e cerchi di sapere tutto quanto riguardante quella squadra, anche se a quell'età lì ero solo un bambino, però. Diciamo, avevo visto che volevo seguire quella strada e ho iniziato ad appassionarmi in Ma tutto. che anno era? Scusami, che forse l'hai già detto, ma non. Cioè, No, non me più o lo meno, nel dire. senso che periodo era, che Genoa era, nel senso. Era poco prima di Scuravi. Ok, quindi non ti sei innamorato con l'epopea europea di Bagnoli, no, cioè è stato prima, quindi. Subito prima, sì, E poi subito chiaro, quell'epopea lì non ha fatto altro che aiutare, diciamo, prima. la genuanità, chiaramente. E tu, visto che comunque, cioè, all'epoca eri un bambino genuano a Bologna, come si viveva questo fatto qua? I tuoi, non so, compagni di scuola o quant'altro te la menavano o era ben vista la cosa? No, ti dirò di no, anche perché come ti dicevo prima, magari tu vai a scuola, quindi una volta che vai a scuola ci sono tutti i bambini che tifano per un sacco di squadre, all'epoca c'era il Milan, c'era Napoli, Maradona, c'era la Juve, c'era il Bolognese, quindi era un pochino mista la cosa, quindi non è che me la Sei menavo. passato inosservato, diciamo. Sì, esatto, più o meno sì, diciamo di sì. Beh, non te la sei Henry. vissuta troppo male, quindi c'è gente in altre città con magari squadre più avverse al Genoa che insomma l'hanno patita un po' di più. Sì, no, Dicevi io mai, scusami. volevo fare le veci oggi di Tobia, no? Con la sua domanda tipica, se me lo Bravissimo, permetti. bravissimo, che Se me lo sì. permetti. E Marco, normalmente al mio posto c'è un ragazzo, come hai capito, che si chiama Tobia, che fa praticamente sempre la stessa domanda a tutti. Quindi oggi, come sono il sostituto, mi tocca a me praticamente, no? Noi come voglio farla in due tempi questa domanda, no? Noi come genuani, come società, come eravamo visti all'epoca di Preziosi e come siamo visti adesso? Cioè, c'è stato un cambio e siamo passati inosservati tanto prima come adesso? O come si vive, diciamo, hai una certa ostilità nei nostri confronti? Allora, diciamo che ovviamente io mi rapporto con i miei amici che sono, sì, tifosi di calcio un po', sono bolognesi, cioè, guarda, io che fa Roma, insomma, anche qua siamo un pochino misti, diciamo. E tutti ovviamente appassionati di calcio, quindi ne parliamo. E diciamo che l'epoca di Preziosi era vista un pochino, come ti posso dire? Sì, una di quelle squadre che non temiamo, sappiamo che comunque sta in Serie A, però insomma non era vista come squadrone o una squadra che comunque potesse dare fastidio. Diciamo, era lì, sapevi che era lì e passava abbastanza inosservata. Cosa che invece. Forse ancora non da tutti, ma adesso col cambio di proprietà qualcuno ha visto che le cose un pochino sono cambiate, anche diciamo all'esterno di quelli che seguono le altre squadre.
Però a livello di ostilità non ce n'era, tanto Sì, nel a Genoa. livello di reputazione, no? Perché comunque Esatto. con il vecchio presidente spesso il Genoa non aveva una buona reputazione, anche comprensibilmente, mi viene da dire, no? In altre città. Non so se tu hai vissuto questo tipo di pregiudizio nei confronti del Genoa, da parte dei bolognesi, e se poi questo pregiudizio è cambiato, come se, cioè, si è percepito il cambio di proprietà e quindi ci siamo ripuliti un po' l'immagine dalle vecchie brutture, oppure, bene o male, il Genoa è sempre quello della valigetta o quant'altro. Ecco, questa è la domanda più diretta, secondo me. No, diciamo che secondo me un pochino l'immagine è stata pulita. Sinceramente un pochino è stata pulita perché prima sì. Allora, Bologna è una città bene o male che è molto cordiale, diciamo parliamo di tifo, insomma. Quindi se ti devo dire che ostilità c'era, non è vero, cioè non ce n'era comunque. Però era sempre comunque vista come sì, la squadra della Valgetta, come dire. E invece magari adesso incomincio a sentire che qualcosa un pochino è cambiato. Bene, 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 bene. Diciamo che ovviamente adesso con la risalita in Serie A e quant'altro, diciamo questa domanda sta diventando sempre più retorica, fortunatamente, nel senso che bene o male chi guarda il calcio, chi segue la Serie A, chi segue quali sono le squadre promosse, retrocesse, così. Ha percepito un cambio probabilmente, no? Nel Genoa. Però, insomma, quando ha cominciato a fare questa domanda Tobia, aveva anche più senso, perché insomma, sì, erano arrivati questi americani, però eravamo subito andati in B, e poi siamo spari quando vai in B sparisci un po' dai radar, quindi forse ancora c'era in molti ancora un po' il sentore della vecchia gestione, e non si erano forse neanche troppo accorti di questo cambio in console. Però probabilmente, insomma, piano piano le scorie radioattive del vecchio presidente stanno venendo meno. E quindi dicevi nella tua scheda che purtroppo non c'è un Genoa Club, quindi lì a Bologna, no? E nemmeno in Emilia-Romagna, non so, non mi ricordo. Che io sappia, sfortunatamente no. Mm-mm-mm-mm. E sì, se doveste saperlo, ditemelo perché sarebbe una gran cosa. Perché purtroppo, sì, essendo da solo, sai, anche magari delle volte andare a vedere le partite così un po' scoccio essendo da solo. No, Invece. chiaro. Io so di un genere che era, ti parlo di almeno 15-16 anni fa, quando con mio padre andavamo sempre in vacanza a Rimini, a Riccione, eccetera, eccetera, tutti gli anni. So di un genuano proprietario ai tempi dell'hotel Igea Marina, che era genuano. Quindi ti lascio il dato, nel senso, se fosse ancora vivo, lo potresti cercare. Io so che era genuanissimo. Però al di là di non esserci club, comunque tu a 44 anni di età sei l'unico genuano lì che conosci della tua città, della tua zona, o al di là dell'assenza del club, però ci sono altri genuani con cui magari riesci a scambiare qualche chiacchiera sul Genoa, a vedere qualche partita? Sinceramente no, non ne ho mai conosciuto uno, Ah. forse è sfortuna mia, però No, no, beh, non ne ho sì. mai conosciuto uno. Chiaro. Beh, allora, insomma. Seguendo il nostro podcast, magari, ecco, tieni le antenne dritte, perché magari ne salta fuori qualcun altro. Quindi, se genuani, emiliani e bolognesi soprattutto, sappiatelo che verrete individuati e intervistati e Esatto. messi in contatto con Marco. Assolutamente. E no, però poi è bello perché questo podcast qua fa anche poco community, no? Cioè, abbiamo messo già in contatto genuani della stessa regione, abbiamo aiutato a creare club, quindi insomma mi sta piacendo questa cosa qua. Quindi chissà se riusciamo a farlo anche a Bologna.
città che peraltro io amo tantissimo e mi piace tantissimo sentire parlare di Genova con l'accento bolognese tuo, è bellissimo. Girare l'Italia virtualmente e sentire parlare di Genova negli accenti di tutte le regioni, bellissimo. E quindi nulla. La genesi della tua genuanità l'abbiamo vista. Non sei mai stato allo stadio, però insomma, tuo papà mi dicevi ha accettato questa tua genuanità, però nel senso non si è mai messo lì con te a vedere una partita del Genoa che non ha nemmeno assecondata questa tua genuanità. No, no, beh, quando, cioè, no, no, ai tempi, ti ho detto, mi portò una volta a Bergamo, che andavo a vedere una partita, Ah, è una vero, partita, sì, scusa. sì, poi andammo a Bologna, sì, insomma, Beh, allora, insomma, tanto di cappello, perché comunque, insomma, sì. se non t'ha contagiato lui, ma sei riuscito un pochino a contagiarlo te. Sì, anzi che subito, cioè, pochino dopo che gli dissi che era tifoso genovano, lui addirittura andò a comprarmi la maglia e mi fece una sorpresa. Quindi, sì. Bene, 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 bene. Allora, niente, co complimenti a papà. Marco, una domanda. Nella tua Dimmi. scheda ci racconti, diciamo, sul gol più bello che hai visto, almeno del Genoa, no? Sì. E mi raccontavi di quello di Palacio che mi sembra mi fosse contro la Fiorentina. Adesso Enrico magari ha più memoria di me. E come l'hai vissuto? Nel senso, cosa stavi facendo? No? Come hai esultato? Perché se è quello che penso io, è un gol della Madonna. Ma infatti, allora, magari ce ne possono essere anche di più belli, però io mi ricordo di quel gol lì, secondo me è stato il gol del Genoa, secondo me quello più bello. Mi sembra che fosse un Genoa-Lazio a me, se non mi sbaglio. Lazio? Sì, Io sì, sì. non mi ricordo la partita, però io so che, te lo giuro, quando vidi quel gol, cioè, non so come dire, non riuscii neanche a esultare, perché è stata una roba talmente folle che sono rimasta a bocca aperta. Cioè, ho detto, ma Allora è davvero? quello che penso io, ho sbagliato Sì, solo la squadra. ve lo confermo. È un Genoa-Lazio, del 2012, corner Sì, e quello. Palacio di tacco E sul primo Palacio di palo, Tacco. che è un tacco pallonetto perché la mette proprio. Sì. E secondo me, Avevo, quella per me è ho rimasta. indovinato il gol, ho sbagliato la squadra. Dal professor Mike non me l'aspettavo questa. Evelyn, scusate. Un golasso, assolutamente, un golasso. Sì. E invece, vabbè, sì, comunque come idolo, diciamo, di tutti i tempi, hai messo Thomas Kurabi, avendo vissuto l'epoca, non poteva essere altrimenti o lui o il Patto, no, voglio dire. No, per me Scuravi è stato l'idolo indiscusso e lo è ancora tuttora, nonostante la stagione strepitosa del Principe, ma non mi dovete toccare Thomas perché per me è l'idolo indiscusso ancora. No, ma poi il bello che Thomas è rimasto uno di noi, perché a me è capitato di vederlo allo stadio. Mi ricordo in Serie C una trasferta a Monza, che me lo beccai nel settore con noi, con la sua giacchetta di pelle, il suo birrozzo. Spettacolo, Sì, ma assolutamente. anche l'ultima partita, o la penultima, forse l'ultima, l'ho visto in tribuna, l'hanno incontrato la tribuna e c'era lui. Quindi sì, comunque uno che è rimasto genuano, anche lui dentro. Quindi mi Sì, è una dicevi, non cosa. sei. Vai, 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 Mike. No, dicevo, è generazionale, no? Nel senso, ovviamente adesso se chiedi dal 92, 93 in su, sicuramente Diego è diciamo, il giocatore preferito, insomma, almeno l'attaccante più in voga, no? È Sì, una più cosa iconico. generazionale, ovviamente. Però quello che ha Thomas, come dici te, è che lui è rimasto. Anche se anche Milito sì è genuano, nel senso ha questo affetto, eccetera, eccetera, però non come curavi sicuramente, che è rimasto proprio uno di noi, come dice Enrico.
Detto questo, dicevi, no, tu non sei mai stato allo stadio di Genova, però sei stato a Genova, no? Ti capita ti è capitato spesso? La conosci bene? C'è qualche cosa che ti ha colpito di più? No, non mi è capitato spesso, sono venuto un paio di volte, diciamo, in vacanza nel periodo estivo, quindi non, diciamo, le partite neanche c'erano, quindi non c'era molta Chiaro. attività. E ho detto, mi piacerebbe un sacco. L'unica cosa è che, allora, Bologna-Genova è uno dei tragitti più scomodi del mondo. Un po' sì, un po' Cioè, sì. c'ho anche quella sfortuna lì, perché è veramente un itinerario sfigato. Perché se vai a Roma dici, vabbè, prendo un treno in 2 ore, sono a Roma. Cioè, arrivare a Genova devi andare a Milano. Poi devo prendere il treno per andare a Genova, ed è un viaggio parecchio lungo. Se no, devi Quindi passare da Parma, no? Firenze, Parma. sì, che però il tempo comunque ci vuole una vita lo stesso. No, una vita. Sì. Ma anche in macchina non è che sia proprio comodissimo, è il No, ma tragitto, eh? anzi, forse peggio. Sì, perché quando andavo, come ripeto, quando andavo in vacanza con mio padre, passavamo sempre per Bologna ed è veramente un viaggio, ragazzi. Cioè, non è che sia proprio facilissimo, No, anche infatti. con i propri, cioè, il mezzo proprio. Sì, la sfortuna è anche quella che, cioè, diciamo, come viaggio è parecchio, parecchio scomodo, quindi quello non è. E no, beh, assolutamente. Io invece da canto mio sono stato parecchie volte a Bologna e come ti dicevo anche fuori da registrazione, è una delle mie città preferite in Italia. Ci ho fatto serate indimenticabili nel periodo universitario e quant'altro, ed è una città bella, storica, con un sacco di ragazzi perché appunto è una città universitaria, è a misura d'uomo. Chiaro, poi ha sicuramente i suoi problemi, come ce li ha Genova. E sono due città molto affini, a parte che Bologna non ha il mare, no? Però per certi versi non lo so, se sono due città dei cantautori, hanno un'anima che in qualche modo, secondo me, le accomuna. Non saprei neanche spiegare bene perché, però no, ci sento la stessa poesia in queste due città. Non so se tu nelle poche volte che sei venuto a Genova sei riuscita a respirare lo stesso, però io penso così. Sì, la penso esattamente come te, forse perché magari sono anche due città che, diciamo, sono due grandi città, ma non come quelle metropoli tipo Milano, Roma, che te le vivi magari da questo lato qua, te le vivi un pochino peggio. Sono due grandi città, però sono anche, tra virgolette, passami il termine, piccole. Sì, Quindi forse magari. Bologna è ancora più. Quanti abitanti fa Bologna? Non me lo ricordo, dovrei andare a guardarci. Ah, ci guardiamo in diretta. Perché Bologna, perché Genova c'ha sui, direi, 500.000 abitanti. E Bologna comunque. 388.000. Eh beh, sì, quindi insomma sono più o Sì. meno. Sì, perché poi il centro storico te la fa percepire un po' come un paesone, però c'è tutta una parte poi tutta esterna che sicuramente è più grande di quello che si percepisce Bologna. Sicuramente sì, sono due città un po' così che bene o male che se hai frequentato un po' la zona della Movida e se sei stato allo stadio quelle 10 volte, dopo non dico che conosci tutti, ma di vista ti sei già visto con tutti. Sì, è vero, più o meno è così. Poi sì, sono comunque due città, vabbè, Genova ci sono stato un paio di volte, quindi, però Bologna è comunque una città molto vivibile, come ti dicevo, e sì, te la vivi abbastanza bene, dai, quindi da quel lato lì forse sono due città abbastanza simili. Invece, parlando di città, no?
Ti chiederei, abbiamo ancora pochi minuti alla fine del primo tempo del nostro podcast, e poi andiamo in pubblicità. Però, magari sarebbe bello, visto che appunto, ora siamo tornati in Serie A e quant'altro, quindi ci sarà la trasferta al Dallara, e quindi magari, che cosa consiglieresti di visitare tu da local, no? Cosa consiglieresti di visitare di Bologna a chi viene in trasferta, magari che non sia mainstream, oppure qualcosa che magari per te è importante di Bologna non perdersi e magari appunto ci vuoi consigliare? Sai, secondo me questa è una cosa che va anche molto a gusti, perché sì, ovviamente tu vai in una città, c'è cioè il centro storico, che magari è quello che visiti di più, diciamo. E magari a Bologna c'è una cosa che è proprio dietro allo stadio, praticamente c'è il santuario di San Luca, che è una chiesa che è proprio sopra lo stadio, ma devi fare un po' di strada in salita per andarla a visitare. E quella è una cosa molto caratteristica, perché dopo, quando arrivi su, c'hai più o meno una mezz'oretta, 40 minuti di buona salita, però dopo, quando arrivi su, vedi tutta la città dall'alto, insomma, un pochino, una visione un pochino diversa. Mi Bella, viene questo vedi, già mi hai per... detto una cosa che io non credo di essere mai stato. Sono stato diverse volte a Bologna, ma non sono mai stato lì dove mi stai dicendo. A vedere una panoramica dall'alto, non sono mai stato. Sì, ed è proprio ai piedi, cioè lo stadio è proprio ai piedi del santuario di San Luca, quindi diciamo, se vai allo stadio sei anche comodo, e dopo andando sulla lì vedi tutta la panoramica. È un qualcosa di diverso magari piuttosto che andare a vedere sempre i soliti posti del centro. Ah no, beh, sì, quindi ok, sì, no, ok, sono stato allo stadio per ora, magari non mi sono mai soffermato, proprio perché stavamo andando allo stadio, Certo. però sì, vedi, anzi, quindi insomma, consiglio ai genuani, quando siete di strada e avete la possibilità di una panoramica sulla città. Direi, Mike, di andare in pubblicità. Così dopo, quando rientriamo, passiamo alla parte golosa del format, perché andiamo Ecco, alla ricerca di delle trattorie locali. volevo chiedere una cosa a Marco, che normalmente, come parliamo di Genoa, eccetera, non è interessante, però vista come è diventato genuano, volevo sapere, magari nel secondo tranche, prima della parte golosa, che è un po' quella che ci interessa a noi, sovrappeso, volevo sapere, nel senso, no, se sei diventato così genuano, volevo sapere, perché nella tua scheda parli del Feyenoord, no? Com'è nata questa cosa? Perché a questo punto ci interessa, no? Com'è nata questa cosa del Feyenoord, che tra l'altro è una squadra che si potrebbe scontrare contro Strootman il prossimo anno, visto che sembrerebbe che Strootman regressa alla sua prima squadra. Quello che ti volevo chiedere, e magari non so, Henry, se c'è tempo adesso, se no nella seconda parte. Sì, E volevo anche andiamo dire poi una nella seconda cosa, parte. Sì. volevo dire una cosa che proprio rovina del tutto la nostra estate, è che il Bari rimane in Serie B, visto che all'ultimo Ah, ma ancora più 95esimo, rovinata l'estate. Proprio pavoloso, rovinatissimi. pavoloso, e non dico Ai. nient'altro, mette l'1-0. Lascio lì. Così vi intrigo per la seconda tranche. È un'estate rovinatissima, quindi niente. Rovinatissima! Che schifo! Ci vediamo, anzi, ci sentiamo dopo la pubblicità e a dopo. My name is Stefano Gaggero and I approve this message. Bene, eccoci di nuovo qui dopo questo stacco pubblicitario. Direi che è sempre più rovinata quest'estate perché invece lo Spezia, insomma, invece ci lascia e va, torna dove deve stare, che ce n'è già d'avanzo, la Serie B, rimane in Serie A l'Hellas, diciamo che qua se retrocedeva una o l'altra andava bene lo stesso, però mi fa molto
tristezza, ecco, che sia sceso lo Spezia. Infatti, un'estate rovinatissima. E detto questo, insomma, ci eravamo lasciati con il proposito di andare a fare un giro gastronomico, no? Come di solito facciamo nelle zone dei nostri invitati. E a Bologna mi sa Marco che caschiamo parecchio bene, no? Quindi anche in questo caso ti chiedo magari di consigliarci qualche ricetta tipica che magari è meno mainstream, meno nota, se esiste, perché non è detto magari, però magari qualcosa che ci dici, guarda, se vai nei ristoranti invece di prenditi dei soliti agnolotti, le solite robe, prenditi questo che è una cosa che mangiamo noi bolognesi. E poi dove ci porteresti a mangiare se veniamo in Bologna, a Bologna a vedere il Genoa? In che trattoria, in che posto vai tu di solito? Allora, sotto questo punto di vista, io invece ti consiglio le cose tipiche, perché a me piacciono le cose tipiche, quindi Certo. se vieni con me a mangiare a Bologna, io ti porto a mangiare il ragù, ti porto a mangiare dei tortellini, ti porto a mangiare delle tagliatelle e delle lasagne. Benissimo, quindi non ci sono sorprese, ecco. No, no, ma io volevo rimanere sul tipico, ma magari un tipico che non. Perché ogni tanto saltano fuori in altre regioni piatti che sono meno noti, ma ecco, non so, come se io ti dicessi vieni in Liguria, ma mangia la torta di riso, che è una cosa che magari uno pensa alla Liguria, al pesto, e alla torta di riso non ci pensa, invece magari se la trovi in un forno, in un alimentari qualunque, assaggiala, ecco, questo intendevo. Però sì, insomma, tra ragù, lasagne e quant'altro, lì a Bologna sicuramente si sta bene. E dove ci porteresti? In una trattoria come si deve, a mangiare ben tipico? Trattorie, allora se giri per il centro un pochino ancora quelle di una volta, qualcosa c'è, magari c'è la trattoria d'Albertino che diciamo in pieno centro e lì si mangia bene. L'unica cosa è che a Bologna purtroppo ultimamente, sono bene o male sempre stato così. Se vuoi risparmiare, anche no. Nel senso che comunque Ma se vuoi come in andare. Liguria, eh? Non è che. Sì, però anche se vai magari nella trattoria tipica, soprattutto poi negli ultimi anni, fai fatica davvero a risparmiare. I prezzi sono veramente abbastanza altini. Quindi magari mangi bene, spendi, però almeno hai mangiato bene. Ok, e quindi perché io sono uno di quelli che sul mangiare non risparmia, ecco, quindi. Non abbiamo paura, ecco, soldi e paura non ne abbiamo mai avute. Che trattoria ci consigli quindi? Ma, mi hai fatto un nome prima, ma non eri troppo convinto della tua consiglio. No, beh, da Bertino si mangia bene, Ah, però ok, quindi tu vai lì. Bertino? sì. È assolutamente segnato, ecco, nella mia. Sì, l'unica cosa che magari sai, uno si aspetta, quello che ti ho detto prima, magari mi vai, mi porti a mangiare in un posto tipico, magari mi fai spendere anche poco, a Bologna farti spendere poco faccio fatica. E quindi invece per mangiare bene e spendere poco, magari bisogna andarsene sui colli o insomma andare un po' fuori dal centro, Magari se immagino. vai un po' fuori, sì, magari ci sono quelle trattorie casalinghe che però sì, diciamo, sono un po' più fuori, quindi io sono un po' che Che non non andando, frequenti. sì, le conosco di meno, però magari se vai in giro per i colli così sicuramente qualcosa trovo. Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, bene, bene. Non c'è Tobia, che è il nostro esperto di vini, però insomma, lì dalle tue parti direi insomma, che siamo nell'Ambrusco, no? Poi non so che cos'altro di tipico avete lì. C'è l'Albana, l'Ambrusco, sì, poi non è che sia espertissimo io, però insomma, sì, qualche buon vino, c'è l'Ambrusco, è molto buono.
ti piace il vino dolce, qui lo fanno su qualche cantina che lo fa veramente buono. Bene, bene, bene. Io, Mike, mi ha messo voglia di lasagne, quindi purtroppo sono qua a Barcellona, quindi passano alte quelle lì, però insomma, Figurati io che sono in Ecuador, Belin. devi addestrare tua moglie, Belin, che già l'hai addestrata a farti il pesto lì e quant'altro. Sì, devo ringraziare mio padre che gli ha lasciato la ricetta. E Marco, visto che ci siamo tuffati dentro il gastronomico, ci siamo dimenticati della previa che avevamo parlato prima dello spot, no? E mi incuriosisce sapere, nel senso, di tutte le squadre possibili immaginabili. Che magari potevi avere anche vicino, insomma, squadre magari anche non professionistiche. Come ti sei interessato in questo Feyenoord che ci lasci nella scheda, che tra l'altro ha un giocatore interessantissimo messicano, per i nostri amici messicani, Santiago Jiménez, che secondo me è un attaccante di buon futuro. Come nasce questo, immagino, questa simpatia? Allora, anche lì diciamo che è una cosa un po' particolare, nel senso che io avendo 44 anni, la mia adolescenza è cresciuta con la musica techno, tutti quei derivati lì, no? E siccome c'erano all'epoca molti DJ olandesi che venivano a suonare in Italia, e ce n'era uno di questi che comunque diciamo era considerato il padre di quella musica, e lui tifava Feyenoord. Quindi anche lì da ragazzino prendi l'influenza e diciamo che ho iniziato a simpatizzare Feyenoord, diciamo che la Poi scelta. è di Rotterdam, quindi è proprio dove penso la città della techno, no? Cioè, io Esatto, proprio per quello. Esatto. sono stato a fare un capodanno che c'erano gli Awakenings a Rotterdam anni, 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 anni fa. Sì, diciamo, e quindi la simpatia è dovuta a quello, diciamo, che sì, seguo i risultati e guardo quello che fa. Tutto lì. Ah, ok, non è che ti hanno messo un poster dell'Ajax e dietro c'era il No. Rotterdam, c'era il Feyenoord. No, stavolta no. Stavolta no, ok. Ma hai visto, allora, se non sbaglio, il Feyenoord ha vinto una Champions, tu l'hai vista, no? Giusto? No, aspetta, che anno era quando la se, se la Sì, ha vinto la Champions, però aspetta. Belì, non sbaglio due volte, No, no, eh. no, no, Adesso no, vado a vedere. no. Ma Lo vediamo subito. 69-70, Belì. 69-70, sì. Molto indietro. Ci dovevamo per nascere sulle Eh sì, 79. eh sì, eh sì. Sì. Però non ho sbagliato due volte, il professore non può sbagliare. No, no, assolutamente. Però sì, però ti sei visto sicuramente la Coppa UEFA del 2001-2002, ecco, sì, quello lì sì. E mi sono visto, vabbè, lo scudetto di Anche la quest'anno. Supercoppa. Ah beh sì, quest'anno che l'Ajax è finito pure fuori dalla Champions, ho visto, sì. Adesso ti racconto un aneddoto, perché l'anno che 3 anni fa, mi sembra, 3 o 4, adesso non mi ricordo, quando il Feyenoord vinse lo scudetto, io con la mia ex compagna andai a fare un weekend in Olanda. Non era programmato, era una cosa diciamo casuale, vabbè. E niente, fatto sta che dico, cacchio, una volta che sono in Olanda faccio un salto a Rotterdam, che non l'abbiamo mai vista, andiamo a visitare Rotterdam. Mentre siamo lì che visitiamo Rotterdam, capita di entrare nello store del Feyenoord, guardi di qua, guardi di là, prendi una maglietta giusto così come ricordo. E torno, sto per tornare in albergo, avevo il mio sacchettino del Feyenoord e ero dalle parti della stazione. Fatto sta, ve lo faccio breve, si avvicina un hooligan del Feyenoord. Adesso io ho un inglese un po' maccheronico, quindi bene o male ci siamo capiti, però fatto sta che mi ha detto, mi ricordo ancora il suo nome, si chiama Fares. Mi ha detto, guarda, perché io gli ho spiegato, sono italiano, sono partito freno di qua e di là, mi ha detto, guarda, molto rispetto di te perché per questa cosa qui,
e io sono un udine azzeffeino, mi chiamo Paresse, in segno di rispetto lui aveva un polsino, se l'è tolto e me l'ha dato a me. E io ce l'ho ancora qua in casa. È stata una cosa bellissima. Che sono emozioni che solo ti dà il calcio, eh? Per Eh tutti quelli beh, che dicono che è solo uno sport. eh sì, perché poi ci sono sempre i viaggi, le amicizie, le conoscenze, le avventure che ci sono dietro, che la palla che rotola è quasi la cornice e non il fulcro del Certo. tutto, no? E nulla, Mike, non so se al di là di questa simpatia per il Feyenoord, che forse penso che sei il primo tifoso del Feyenoord che conosco, che conosco diversi olandesi qui a Barcellona, ma sono tutti dell'Ajax, direi, sì, come insomma, classico, classico. Io sono stato a vedere l'Ajax, sono stato diverse volte a Amsterdam, andavo per lavoro tutti gli anni e sono stato una volta a vedere l'Ajax contro lo Sparta Rotterdam e devo dire che il tifo La squadra di Strootman. era abbastanza soporifero, il tifo dell'Ajax. Invece quelli dello Sparta Rotterdam nel settore erano belli caldi, erano belli caldi. Diciamo che boh, non è che non ho preferenze sulle squadre olandesi, però devo ammettere che i lancieri di Amsterdam mi hanno sempre affascinato, la maglietta così, non so perché, però il Feyenoord c'ha una gran bella tifoseria comunque, credo, insomma, sono discretamente casinisti, mi sembra di ricordare. Sì, come tifoseria è bella accesa. Come dicevi te, quella di Amsterdam molto meno. Invece quelli di Rotterdam sono belli tosti come tifoseria. Infatti anche quando vengono e vanno all'estero si vede perché fa sempre di gran casino. Non è bello però. Sì, è quello che è, certo. Loro sono belli. Comunque, nel senso, mi coglie un po' di sorpresa questa cosa che mi hai detto dell'Ajax, perché mi ricordo, no? 3 o 4 anni fa, mi sembra, quando l'Ajax eliminò il Real Madrid, ti ricordi? Mi sembra fosse un calcio di punizione giusto del nostro Sean. Io ero in un ostello fuori dalla mia città. Dove vivo a Macialla, ero in un ostello in vacanza con mia moglie e stavo guardando la partita con la maglietta del Genoa, però ovviamente io simpatizzo il Real Madrid, e c'erano 3 o 4 tifosi dell'Ajax, no? Che all'epoca hanno fatto un casino della Madonna, avevano spaccato tutto, divani da tutte le parti, avevano fatto un disastro. E ovviamente pensavo fosse il riflesso della tifoseria in generale, invece mi Ma perché sorprende. forse, sai, in Olanda, ora non so perché non conosco troppo bene la situazione e quindi potrei dire castronerie, però ho come l'impressione che ci sia un fenomeno un po' di, tra virgolette, lasciami passare il termine, hooliganismo che magari non si riflette poi sulla spettacolarità del tifo, hai capito? Almeno per quanto riguarda l'Ajax, cioè. Magari il nucleo, quello caldo, te lo ritrovi a fare scontri e degeneri nei centri città delle squadre, di Champions che incontrano, però poi magari a livello di aliento, come diremo noi, gli ispanohablanti, magari non sono proprio così spettacolari. La partita che sono andato a vedere io, tipo. Vincevano 5-0 al 30esimo, quindi posso anche capire che. E non era comunque così soporifero come quello del Barcellona che vedo qua. Ecco, comunque, tifo spagnolo in generale. Beh, Molto storico. me lo aspettavo diverso, ecco, venendo a vivere qua, essendo latini come noi. Invece, a volte magari vai al nord così e. Con lo stereotipo così che magari sono più freddi, invece ci sono tifoserie che sono calde, come? Assolutamente.
E quindi mi dicevi, quindi tu hai passione per la techno, mi dicevi? Sì, ragazzino, cioè, essendo cresciuto negli anni 90, dove diciamo ha preso piede, ho sempre avuto questa passione, no, per la techno derivata. Beh, io non sono mai, non ho mai fatto parte del mondo, ecco così, poi insomma, chiaramente capita di riffo di raffa di aver partecipato a serate e quant'altro, perché comunque se non sei te è l'amico che frequenta quel mondo lì e quindi insomma, qualche serata nel mondo della tecnica l'ho fatta anch'io e adesso a Barcellona è pane quotidiano, se esci vai a ballare, se non c'è il reggaeton. È tecno a manetta da tutte le parti, quindi probabilmente ti troveresti bene anche qua. Non so se sei mai venuto a Barcellona. Oh, ben, non ci mai andato. No, io nella mia adolescenza invece ho vissuto molto il mondo tecno. Si vede che Marco, a parte ovviamente di capire di musica, ne capisce anche di calcio, perché vedo nella sua scheda, so se vuoi dirlo tu, Enrico, Ah, giocatore beh, sì, il preferito di tutti i giocatore tempi. preferito è CR7, CR7, Ecco, quindi si vede che è uno che siete capisce di due pallone. Ronaldisti, siete due Ronaldisti, sì. Si vede che è uno che se ne capisce. Bravo. Ma quelli che se ne capiscono veramente, magari non è il loro preferito, ma riescono a goderselo lo stesso CR7, capito? Perché se ami il calcio non puoi non amare CR7. Poi No, io quelli sono preferisco la quelli che... Pulga, No, però. no, no, quelli... No, quelli sono quelli... Quelli Sai, c'è la che non se ne gente di... intendono dicono mi piace CR7, quell'altro è un giocatore normale. Allora lì non te ne No, intendi, no, quella capito? gente lì è quelli che si sposano, però lasciano l'amante sempre lì pronta per qualcosa. No, no, uno che se ne capisce sa Ah che no, chi là. è veramente. Sì, non te lo godi. Messi non te lo godi perché è sopravvalutato e non No, te lo adesso, oh, godi. allora, adesso forse esce un po' fuori dal mondo Gema, no? Ma a me, personalmente, non è per dire, però a me Messi non mi dice, cioè, proprio non mi accende niente, non mi dice niente, ma non è perché preferisco Cristiano Ronaldo, è proprio che non mi dice niente, capisci? Non è un giocatore che non mi trasmette niente. Però capisco ovviamente che ci De sia. gustibus, de gustibus, chiaro. Sì, ma assolutamente. Però Poi io sono. Marco è uno che se ne capisce, per esempio. Vedi, io sono sempre più stato da punk rock, centri sociali e sono da Messi e voi siete più da techno e CR7, lì. Cosa volete che vi dica? Ma Dai, tu sei, finalmente. ma tu sei un CR7 o sei anche un anti-Messi come Mike? No, beh, allora, anti-Messi no, perché cioè, se, comunque se ami il calcio sono quei giocatori che non puoi non amare, normale. Però io preferisco CR7 perché secondo me come giocatore è sempre stato più decisivo e io dico sempre che si è formato da solo. Nel senso che comunque quando era lo United è ovvio che aveva un squadrone, per l'amor di Dio, però la sua influenza si è fatta sentire parecchio. Io ho sempre voluto fare questo paragone, mettere CR7 nel Barcellona di Xavi Iniesta. Secondo me, se facevi quell'esperimento lì, Ronaldo faceva 500 gol a stagione. Beh, non è che Messi ne ha fatti pochi, cioè nel No, ne senso. ha fatti pochi, però non lo so, Però io. bisogna dire la verità, è sempre stato avvantaggiato di riffo di Rafa, è sempre stato avvantaggiato sia da squadre, sia da giornalisti, sia da tutto quello che è Ma non lo so intorno. io da cosa tu lo veda avvantaggiato, però. Nel senso, comunque, anche Ronaldo ha giocato in squadroni, ma questo non gli toglie nulla, perché se sei un fenomeno giochi in squadroni, Ma cioè. sì, no, ma Henry, però quello che dice Marco è vero, nel senso, mentre Cristiano Ronaldo doveva andare a piedi, mi sembra che non so quanti chilometri doveva fare a piedi per andare a giocare, Messi la prima partita l'ha fatta con Ronaldinho, cioè, ragazzi, non mi puoi dire che è la stessa Sì, cosa. però è stata una vita di sacrificio anche quella di Messi, perché comunque Messi aveva delle gambine così e. Ma È che vita di dovuto. sacrifici, dai, ragazzi, ti ho pagato tutto al Barça.
Beh, Cos'è un comunque, sacrificio? no, Dai, dai. nel senso che comunque se non ce l'avesse messa tutta, non si, perché poi passa sempre che Ronaldo, perché tra l'altro quando si dice questo si manca di rispetto anche a Ronaldo, perché quando si dice che Ronaldo è l'esempio del farcela grazie all'allenamento, Ronaldo ha una tecnica innata che faceva paura quando era un ragazzetto allo United, quindi sono due mostri entrambi, e Messi ha un talento incredibile, ma non è solo talento, perché senza il lavoro Messi sarebbe un nano. Invece, chissà quanta cavolo di palestra fa Messi, ha fatto in tutta la vita per essere a quel livello lì, nonostante sia alto 1,60 m, quanto è alto. Quindi, è mostruoso quello che ha fatto Messi con il suo fisico. E questo non è sicuramente una cosa che l'ha avvantaggiato. È stato al pari dei grandi oltre i grandi, perché uguale a lui c'è solo CR7 che abbia potuto competere con lui in certi periodi era avanti uno, poi avanti l'altro e si sono alimentati a vicenda e sono stati uno spettacolo entrambi. Poi, per gusto personale, a me piace il modo di toccare la palla di Messi, il modo di giocare e quant'altro, ma non è che, hai capito, se guardo Cristiano Ronaldo sto lì a pensare chi è più forte l'uno o l'altro, hai capito? Perché mi emoziona meno, ma ragazzi, è una macchina Ronaldo, non è che stiamo qua a dire, a fare delle competenze, cioè, delle competizioni fra i due, è inutile farle, cioè. È come quando si fa i paragoni fra giocatori di epoche diverse, ha ancora meno senso. Cioè, bisogna goderseli tutti perché il calcio è quello. Poi, magari vedere giocatori così nel Genoa, ma purtroppo non, passano alti e Altissimi ce li passano. godiamo nelle altre squadre. Ma si è rotta la macchinetta, la mamma non ne fa più due così, cioè, non lo so. Adesso c'è cioè, due così con quel talento lì, di quel tipo lì, no, però adesso secondo me Haaland è uno che, ragazzi, cioè, statisticamente parlando è una macchina, un mostro. Sì, Però io lui volevo fare è l'esempio il calciatore contrario. moderno robotico che c'è al giorno d'oggi, sì, è l'evoluzione di CR7. Volevo fare l'esempio contrario di Marco, più che vedere Cristiano Ronaldo nel Barcellona, che tra l'altro non so se voi lo sapevate, ma Cristiano Ronaldo è andato al United perché Ronaldinho aveva, non so se lo sapevate, ve lo dico adesso, inedito, Ronaldinho aveva già praticamente un accordo verbale tra il PSG e il Manchester United, poi si è messo il Barcellona e gliel'ha strappato via. E quindi il Manchester United ha ripiegato su Cristiano Ronaldo. Questa è la Vabbè, storia di gli è Cristiano andata Ronaldo. di Quindi culo secondo a me. Ferguson, perché comunque Esatto. Ronaldinho, altro di cui sono follemente innamorato, anche se Assolutamente. non si è mai avvicinato ai numeri di quei due lì, soltanto perché se ne batteva il belino, perché. E lì si capisce che, per esempio, molte volte mi dicono che a me piace Cristiano Ronaldo perché piacciono i numeri. No, perché, per esempio, a me Ronaldinho piace un casino e in confronto a Messi e a Cristiano Ronaldo non hanno fatto neanche la metà. Comunque, volevo dire, mi piacerebbe l'esempio contrario, non tanto Cristiano Ronaldo al Barcellona, quanto Messi diciamo, vaia, nella prima squadra di Cristiano Ronaldo, mi sfugge il nome, lo Sporting. Sporting Lisbona? Bah, Esatto, lì mi sarebbe piaciuto vedere non lo se so, perché usciva come è uscito Cristiano. a quell'età lì era mostruoso. Avrebbe fatto qualunque cosa in qualunque squadra a quell'età lì. Io ne sono convinto. Ovviamente non lo possiamo sapere, ma ragazzi, il fatto è che non è un caso che sia uscito subito nel Barcellona, perché non c'è neanche passato da squadre inferiori al Barcellona quello lì. Perché non esisteva, perché chiunque lo avesse visto giocare a 10 anni si rendeva conto che quello che avrebbe fatto, cioè, probabilmente, cioè, se no non usciva direttamente dal Barça uno così, cioè. No, ma cioè, è innegabile che Messi è un buon giocatore, cioè, a me, uno dei migliori. A me personalmente non mi muove niente, sinceramente. L'ho visto giocare più volte. Non perché sia del Barcellona, proprio non mi dice niente, però è innegabile che è tra i migliori del mondo, no? Se mi permettete una cosa,
E ovviamente si parla di CR7 e di Messi perché sono i giocatori magari che si mettono più in evidenza, ma io aggiungo che due centrocampisti del calibro di Xavi e Iniesta questo mondo non li vedrà mai più, mai più. E forse Pirlo ci si è avvicinato, non credo di dire una bestemmia. Insieme, tra l'altro. Sì, esatto, insieme. Sì, però secondo me loro due erano qualcosa di assurdo. Sì, illegali, illegali, totalmente illegali. Niente, no, Henry, io e Tebeli, anche su Ginuani si resta in Italia, siamo riusciti a fare lo scontro CR7 Messi. Certo, perché tu combinazione quando ci sei te c'è uno che ti spara CR7. Non l'aveva ancora sparato nessuno. Ovviamente quando ci sei te CR7. Sembra che ho visto la scheda e ho detto Belin, ma si sono messi d'accordo Questo è per Michael, per vedi? menarmi il velino a me. E vabbè. Dai, D'altronde, dai. quando giochi per una nazionale che non sa quanto pesa la Coppa del Mondo, è così, però. Cioè. Quando giochi per una nazionale che praticamente non ha gli stessi favori, sì, sì, sì. è quello che è. Vabbè, comunque, d'altronde CR7 era in panchina, quindi insomma, ci faceva poco in questo mondiale, anche se. Ma era colpa dell'allenatore, sicuramente era colpa Assolutamente un dell'allenatore. ignorante, infatti l'hanno buttato fuori. Allora, niente, Marco, non so, una cosa che a questo punto mi parli di Feyenoord, di Tecno e quant'altro, e poi mi dici c'ho la passione per i bonsai. A questo punto vogliamo sapere anche questa. Assolutamente, Belì. No, vabbè, questa viene fuori, è una cosa, cioè, normale, nel senso che fin da quando ero ragazzino giri, ti appassioni, vedi queste piantine, questi alberi in vaso così, e mi è presa la passione, l'ho coltivata e ho frequentato un club qui a Bologna, poi a me piace la natura, piacciono gli alberi, piacciono le piante, e quindi diciamo sempre avuto anche lì la passione fin da quando ero adolescente. E quindi coltivo, sì, bonsai per hobby, così infatti mi esce. No, no, vabbè, ma No, poi no, certo. nel senso ci ho fatto la battuta, ma no, non volevo sminuire la passione. No, 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 È no. che diciamo faceva ridere l'accostamento, no? Siamo passati dalla techno Al bonsai. a trasferte con gli hooligans del Feyenoord che ti regalano vessilli e passiamo ai bonsai. Ecco, quindi vedi, non c'è un Genoa Club a Bologna, ma c'è il club dei bonsai. Quindi. Sì, esatto. Che No, può essere comunque. terapeutiche per quando ti fai troppo nervoso col Genoa, ti metti lì con le forbicine. Io avrei già segato via tutto No, perché. sì, ma è meglio infatti quando ci sono le partite, guarda, io mi chiudo in camera e non esco perché quando gioca al Genoa è livelli di stress allucinanti, io raggiungo, quindi proprio mi alieno, divento un'altra persona. Comunque con i bonsai ci vuole il suo tempo, perché io avevo visto dei video su Instagram, su Facebook, che mettono del tipo del fil di ferro sui rami per dargli la forma. È una cosa che dura anni, non è una piantina, vieni che la pianti oggi, domani ci già i fiori, eh. E a proposito di cose che ci vogliono anni e che ci vuole cura e che ci vuole pazienza, mi sembra che sia il collegamento perfetto per chiudere. Abbiamo ancora una decina di minuti prima del triplice fischio, per chiudere appunto sull'attualità, come sempre facciamo, no? Secondo me, ora è bello, siamo tornati in Serie A, purtroppo abbiamo l'estate rovinata per i motivi che sappiamo, ma insomma ci accontentiamo del fatto che siamo in Serie A. Però insomma, secondo me non dobbiamo aspettarci un mercato faraonico perché insomma il Genoa continua ad avere i suoi problemi ereditati dal vecchio Lestofante. Quindi abbiamo una rosa ancora purtroppo da sfoltire, abbiamo insomma un po' di debiti ancora da pianare e quant'altro.
Sicuramente io ho fiducia in questa nuova società, ma bisognerà avere pazienza. Io la vedo così, un po' come il bonsai, questa nuova creatura del Genoa è una cosa che avrà bisogno di cura e di pazienza, soprattutto da parte di noi tifosi. Come la vedi tu, Marco? Hai fiducia nel futuro? Sei tranquillo? Allora, io la vedo esattamente come te, nel senso che secondo me questa io la reputo una grandissima società e soprattutto perché sta usando la testa. Sicuramente è una società inesperta, l'abbiamo già visto, e perché magari i primi passi potevano essere fatti in maniera diversa, ok, va bene, però secondo me è una società che ha voglia di fare e ha voglia di fare con la testa. Adesso, secondo me, è ovvio che la gente, siamo tornati in Serie A, come dici tu, ci saranno il 70-80% dei tifosi che si aspetterà colpi della Madonna, ma sappiate che non è così. Piedi per terra perché non sarà così. Questa qua è una società che va a prendere i giocatori e va a prendere i tasselli giusti, ci guarda quello che, cioè, guarda bene quello che sta facendo, non è che compra così a raglio. E quest'anno in Serie B, secondo me, ne ha dato la dimostrazione, perché è andata a prendere quei giocatori che sono serviti per tornare subito su, e io non avevo il minimo dubbio. Dico, avevo paura, sì, però dall'anno scorso, da quando ha detto rimaniamo giù un anno, io ho detto questi ci fanno rimanere giù un anno, ma il prossimo anno noi siamo in Serie A. Poi ce la siamo sudata, tutto quello che vuoi, ci sta, è normale, ok. Però adesso bisogna stare calmi e perché non arriverà, magari può anche arrivare qualche colpo, un po', diciamo così. Qualche nome, magari adesso non ti dico grosso, però insomma, magari di spicco. Però secondo me questa è una società che mette i tasselli al posto giusto ed è una società che ci darà grandissime soddisfazioni. Questo è un mio pensiero, anche perché è una di quelle società che piace a me, mi sembra di aver capito, che non è come il Paris Saint-Germain che fa raccolte di figurine. E io, è proprio una di quelle cose che odio. Perché a me mi puoi comprare tutti i campioni del mondo, ma non ti mettono la passione. Questa è una società che cercherà, secondo me, di tirare su anche molti giovani dalla primavera, e, come hanno detto, di autofinanziarsi. Quindi, secondo me, avremo grosse soddisfazioni da questa società. Bene, mi fa piacere sentire una persona positiva. Direi che insomma in questo momento siamo tutti positivi riguardo al futuro del Genoa. Non bisogna farsi troppo, diciamo, secondo me, ipnotizzare dalle sirene del calciomercato, no? Che insomma la stampa spesso gioca un po' a destabilizzare. Ora tu sei a Bologna, quindi magari non so se la respiri tanto questa cosa, ma la stampa locale genovese, soprattutto anche da parte di giornalisti che si definiscono genuani, a volte cerca a volte lo scoop, cerca a volte di tirare in ballo allenatori fantasmagorici, nomi assurdi, che poi dopo quando arriva il Gudmundsson di turno rimani magari con l'amaro in bocca perché ti aspettavi belì non so chi, no? E invece no, bisogna stare con i piedi per terra, come sono d'accordo anche io. Te, Mike, come la vedi? Poi andiamo in chiusura. Allora, come la vedo? Penso che noi come società e come città, soprattutto giocatori di grandissima caratura, forse non li potremmo vedere, almeno comprati, no? Nel senso giocatori di grandissima caratura, perché non c'è il bacino, secondo me, non c'è l'economia per farlo, non si può sostenere una cosa così, per esempio pagare, cosa ne so, 30-40 milioni un giocatore. Quindi spero e penso che la società farà esattamente quello che sta facendo adesso, cioè scovare talenti per poterli curare e vendere ben venduti, no? Come faceva il Furfante. Un caso è, secondo me, Gudmundsson, un altro caso lampante, secondo me, è Martinez, un altro caso è Frendrup. Giocatori così, mi aspetto giocatori così. Adesso, non è del tutto scartato giocatori, adesso,
si parlava di Isco, no? Secondo me non è del tutto scartato che si può, non lui, ma giocatori di questo tipo possano saltare nel mondo Genoa, anche solo per un tema di marketing, no? Secondo me. Però sono contento soprattutto del mercato e delle news che si sono viste fino adesso. Il terzino sinistro del Mainz, per esempio, secondo me è l'esempio del mercato che deve fare il Genoa. E niente, questo è quello che penso. Come carattura, giocatori di carattura grandi per noi, secondo me, sono impossibili. Come città, bacino utenze, è impossibile. Però non si sa mai. Questo è quello che penso del mercato e sono ovviamente fiduciosissimo della società perché è una società che ti ha dimostrato con i fatti quello che può fare. Quindi sarebbe da ignoranti non dargli una possibilità o dargli fiducia completa, no? Assolutamente. Cosa? Certo. E senza, cioè, diciamo, consideriamo anche il fatto che il Genoa, secondo me, ha uno dei più grossi cercatalenti nel mondo calcistico che ci sia, che è Johannes Spoerss, e come cercatalenti questo qui io lo definisco un fenomeno. E quindi secondo me è uno che da quel lato lì ci darà un sacco di soddisfazione. Bene, sono d'accordo anche io, sono d'accordissimo anche io. Fiducia nella società, fiducia nel loro modo di gestire le cose, anche se c'è chi dice che siamo nelle mani di poveracci che, insomma, che ci hanno fatto mandare in Serie B e quant'altro. E invece dall'altra parte del fiume splende sempre il sole e ci sono arcobaleni con più colori che sulla loro maglietta. Però insomma la nostra estate quindi è rovinata e io saluto te Marco, è stato un piacerissimo averti con te, spero che ti sia divertito. È stato un gran piacere anche per me, mi sono divertito e se volete ci possiamo risentire quando volete. Assolutamente, ci risentiamo sicuramente su Genoani si resta, quindi se ci vorrei ascoltare ci trovi su Radio Music for Peace e poi su tutte le piattaforme di podcast da Spotify alle meno note e invitiamo tutti quanti a seguirci su tutti i social di Genoani si resta per rimanere aggiornati su tutte le novità del podcast. Un saluto a tutti e forza Genoa! Forza Genoa! Ciao ragazzi, forza Genoa! Avete appena ascoltato Genoani si resta in Italia. Grazie per essere stati con noi. Beh, se non siete ancora iscritti al podcast, questo è il momento di iscriversi, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E chissà in che regione scoveremo il prossimo Genoano.